Una visita ufficiale a San Marino per il direttore generale della FIGC, nonché vicepresidente della UEFA, Michele Uva, che mercoledì ha incontrato prima i vertici della Federcalcio sammarinese, poi è stato Sì, che ricevuto in significa udienza dai stare capi di presente. Stato. Motivo della trasferta? Constatare l'andamento dei preparativi in vista del campionato europeo di Under 21 che si svolgerà dal 16 al 30 giugno dell'anno prossimo in 5 città italiane: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine, e appunto anche a San Marino, in virtù di una collaborazione avviata tra la FIGC con la Federcalcio Biancazzurra. Presenti agli incontri, i vertici federali sammarinesi, l'ambasciatore d'Italia a San Marino e i segretari di Stato agli interni e allo sport della piccola Repubblica. Questa è la prima volta che capita che c'è un, diciamo una collaborazione fra una grande federazione e non voglio dire piccola Federazione San Marino, diciamo una federazione con numeri più piccoli. È la prima volta, è un'idea che è venuta all'Italia proprio perché pensavamo che fosse giusto dare un messaggio all'Europa intera diverso, e dare l'opportunità a San Marino anche di ospitare tre partite di un campionato straordinario, bellissimo come quello dell'Under 21. Si procede bene perché non c'è un periodo in cui non ci si senta, non si condividano percorsi con lo Stato e con la Federazione Sammarinese, con il Comitato Olimpico. Quindi mi sembra che sia una squadra molto ben consolidata, molto ben affiatata. Dopo la tappa sammarinese, il direttore generale della Federcalcio italiana si è recato poi a Cesena per un sopralluogo allo stadio Manuzzi, con lui anche Andrea Stefani, project leader degli europei Under 21 dell'anno prossimo.